ritornata finalmente con un nuovo video e sono tornata proprio l'altro ieri da Parigi e quindi volevo mostrarvi un pochino quello che ho comprato. E dico subito che sono pochissime cose perché mi sono molto trattenuta negli acquisti e poi anche perché onestamente non ho trovato queste grandi cose che mi aspettavo, soprattutto dal punto di vista di make up. Inizio subito dicendo che Parigi è fantastica e ho in mente, e più in là appena sistemo un po' le foto, i video che ho fatto, di farvi un video dove vi parlo appunto della mia organizzazione, di Parigi, di come ci siamo trovati il mio ragazzo e come abbiamo prenotato, tutto quanto, insomma vi mostro dove siamo andati, che potrebbe magari interessarvi, esservi utile se farete una vacanza lì, che vi straconsiglio. A parte questo, iniziamo con gli acquisti. Allora, parto dai classicissimi. Alle solite bancarelle che si trovano in giro non potevo non prendere una calamita. Ho il frigo pieno di calamite dovunque vado, anche di posti dove non sono andata, ma mi hanno portato magari souvenir amiche. E ho preso questa calamita con la Torre Eiffel. E la scritta Torre Eiffel e Paris, con la classica scritta che si trova in alcune metropolitane, soprattutto a Montmartre. Ed è carinissima, quindi non è nemmeno tanto piccolina, e l'abbiamo presa per metterla appunto a casa. Altro ricordo che abbiamo preso sempre in uno di questi negozietti, avevamo preso delle cartoline e ci mancava la penna e quindi abbiamo pensato prendiamo anche questa e appunto come ricordo, e abbiamo preso questa penna con scritto Paris con il cuore e qui davanti tutti brillantini. È una semplicissima penna a scatto, però è carinissima appunto come ricordo. Poi altro classico di Parigi è la piccola Torre Eiffel, già ce l'avevo a casa perché io a Parigi ero comunque già stata 3 anni fa con i miei, e ho preso quindi il portachiavi con la mini torrettina e l'ho presa fucsia ovviamente, e c'è scritto qui non so se si vede Paris, ed è diciamo un classico, questa l'attaccherò alle chiavi della macchina. Prima che vado avanti, mi scuso se ancora non so bene dove guardare, ma da quando ho questa nuova videocamera sto ancora facendo un attimo abitudine. Però noto che comunque la qualità dei video è molto migliore e quindi spero che ve ne accorgiate anche voi, fatemi sapere. Andando avanti, sono stata da Forever 21. Wow! Io già conoscevo questo store, soprattutto, cioè solamente per il sito, e ci avevo spesso ordinato soprattutto accessori perché comunque non avendo uno store in Italia mi rimane poi scomodo se qualcosa da vestire non mi sta doverlo rispedire, quindi dico gli accessori insomma va bene e è carinissimo e mi ha dato molto l'idea di essere molto simile a H&M a livello di vestiti. Non ho voluto comprare nulla sia per un motivo di spazio in valigia e poi appunto non volevo spendere eccessivamente, ma delle cose davvero davvero carine a dei prezzi bassissimi. Per quanto invece riguarda gli accessori non ho resistito e vi metto qualche fotina qui che ho scattato dentro Forever 21, appunto della parte degli accessori soprattutto, e sono delle cosine davvero carine soprattutto per i prezzi che hanno. Inizio da questi, sono questo trio di orecchini. C'è questa pallina dorata, come vedete molto sbrilluccichina. Ci sono poi queste roselline rosse, rosse un po' bordeaux, e infine questi fiocchetti dorati. Sono tutte leggerissimi. Sono piccolini, poi sai che a me gli orecchini e quelli che mi piacciono di più sono rose e fiocchi e cuori, quindi questo ne ha 2 su 3 e quindi era perfetto. E questi vengono 2,95 euro.
quindi comunque è un prezzo ottimo perché sono davvero carinissimi. E poi non ho più il cartoncino perché l'avevo già utilizzato lì a Parigi e l'ho buttato, e ho preso questi altri orecchini. Che spero che riesca a notare quanto sono belli dalla fotocamera. Sono, diciamo, fatti tipo a forma di perla, ma sono di un verde quasi color Tiffany, se vedete anche con lo smalto. E però cambia con la luce, ha dei riflessi bellissimi. Sono molto molto particolari, sono un pochino più grandini degli altri e mi piacciono davvero tantissimo perché appunto sono molto particolari. Mi dispiace che magari dalla fotocamera i riflessi non si notano. Poi, sempre da Forever, ah, dovete sapere che a Parigi faceva freddissimo. Sono passata da Roma che erano 30-35 gradi a lì che c'erano 12 gradi la mattina e io sono freddolosa di mia, patisco il freddo in una maniera mostruosa. Mi ero portata una sciarpettina e... che era troppo fredda per me. E quindi alla fine ho visto lì le sciarpe e ne ho presa una pensando che comunque la usavo. E ho preso questa sciarpa e con questa fantasia nera e con tutti quanti questi... ma neanche ricami, cioè sono proprio tutti schizzi di colore, possiamo dire. E fucsia, arancioni, giallo, verde. Una sciarpa che va bene su tutto. E questa l'ho pagata 7,90 euro. Ah, gli orecchini di prima mi sembra sempre intorno ai 2,90-3,90 euro. E oltre al fatto che è caldissima, mi sono accorta dopo perché era appesa in questo modo con il cerchettino sopra, insomma. Quando poi sono uscita e l'ho messa subito perché faceva freddo, mi sono accorta che non era una sciarpa normale, ma è fatta a collo e io le adoro. E qua in Italia, tra l'altro, io non le trovo mai, tranne se non quelle proprio di lana invernali ed è carinissima perché appunto rimane o così morbida oppure riesco a fargli fare anche tre giri e rimane appunto una bella sciarpona caldissima e mi piace tanto anche perché appunto la riesco a mettere su tutto anche a livello di colori e di abbinamenti. Poi siamo stati a Disneyland. E su Disney voglio soffermarmi un po', soprattutto quando farò appunto il video su Parigi, perché è assolutamente da vedere, da andare, cioè se state a Parigi non potete non andare a Disneyland, è uno spettacolo fantastico. E lì io e il mio ragazzo abbiamo deciso di prenderci, diciamo, un ricordo e abbiamo preso le orecchiette. Io ho preso ovviamente queste qui da Minnie, magari vi lascio qualche fotina di quel giorno. E lui ha preso queste qui da Topolino. Sono carinissime, sono fatte davvero bene, sono ovviamente firmate Disneyland Paris. E appunto le volevamo come ricordo di questa giornata. Ultimo acquisto, come vi ho detto non sono stati chissà che acquisti. E alla Fayette, come sapete, è enorme e ha di tutto. Ho fatto un acquistone. Il mio primo rossetto MAC. Avevo da tanto deciso di provare un loro rossetto, allora ho pensato magari lo prendo direttamente a Parigi, così anche diciamo un ricordo. E ero indecisa sui vari colori. Devo dire che per essere alla Fayette non c'era poi alla fine così tanta scelta, c'era di molto di più sugli Champs-Élysées. Solo che, boh, la Fayette era la Fayette. Ho scelto... ah, ero indecisissima sui colori. Sono tutti bellissimi, lo sapete meglio di me. Intanto mi sono fatta aiutare dalle mie amiche Beauty Addicted. E per quanto riguarda il tipo di rossetto da prendere, perché comunque non avendone non ero super esperta, sapevo un pochino la differenza ma non nei minimi dettagli, quindi sono arrivata alla conclusione che il mio rossetto, diciamo, ideale è un Amplified, ovvero uno di quei rossetti che sono confortevoli e non vanno a seccare le labbra, visto che io tendo già averle molto secche, molto secche di mio. E tra i vari colori ce n'erano davvero bellissimi, però ho pensato il mio primo rossetto MAC vorrei un rossetto che riesco a sfruttare al massimo, quindi un rossetto naturale che possa anche mettere su qualsiasi trucco, insomma. Quindi
Quindi, dopo 3.000 prove, la mia scelta è ricaduta su Shutterboxd. E ve lo mostro. Questo è il rossetto, sono super eccitata da questo acquisto. E questo è il colore. È un bellissimo rosa, molto tenue, molto naturale, che appunto, come vi ho detto, rimane proprio un rossetto da tutti i giorni, secondo me. Come vedete, rimane così leggermente lucido, appunto perché è molto molto confortevole sulle labbra e questa cosa a me piace tantissimo. L'ho provato subito il giorno dopo averlo comprato. Io più lo vedo, più mi piace. E è durato tantissimo, nonostante colazione, pranzo, un freddo allucinante che quindi mi andava a seccare ancora di più le labbra. E me ne sono follemente innamorata. Magari vi lascio anche una foto di quando l'ho indossato. Non fate caso alla faccia perché ero reduce da una notte insonne. E quindi niente, questi sono stati i miei acquistini, cioè appunto non è niente di che. E vi dico che ho sentito dire che da Sephora avrei trovato le sleek, non ce n'era traccia. E tutti mi avevano consigliato la Bourjois, che avevo trovato in un negozietto, ma se devo essere sincera, i prezzi a mio avviso erano un po' troppo elevati per quello che mi sembrava così a primo acchito la qualità del prodotto, ovvero. E il prodotto che mi interessava maggiormente era la famosa terra opaca a forma di tavoletta di cioccolato e non c'era perché c'era solo quella shimmer. Essendo che non sono un amante di terre con brillantini, vedevo comunque un acquisto un po' inutile. C'erano invece dei blush molto carini, soprattutto a livello di packaging, perché avevano anche all'interno un mini pennellino. Però una volta swatchati ci sono un attimo rimasta perché a livello di pigmentazione erano davvero scarsi, soprattutto per venire intorno ai 13-15 euro. Quindi, sinceramente, non l'ho comprati. E tra l'altro, vi dirò che l'altro giorno, ieri, stavo su Facebook, ho trovato un link da un gruppo che vendeva la Bourjois e la terra che io ho visto a 15 euro stava a 7. Quindi, meno male che non l'ho comprata perché sennò avrei rosicato. E quindi, niente, diciamo appunto, acquistoni non ne ho fatti. Però sono contenta di queste piccole cosine che ho comprato. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!